Mev aveva lasciato Liria all'inizio della primavera con un modesto seguito, lo stretto necessario per l'incontro dei sovrani. Ora rientrava nella capitale in testa ad un'armata che scortava banditi e prigionieri nilfgaardiani in catene. L'intera città accorse ad accoglierla. Mercanti, artigiani, sacerdoti e anche il principe Willem, suo figlio maggiore ed erede. Un giovane che con ogni probabilità non avrebbe mai retto il peso della corona. Mev e Willem cavalcarono l'una di fianco all'altro attraverso la folla applaudente, con in volto un sorriso regale. Dovettero attendere la riservatezza delle stalle per poter parlare apertamente. Bentornata, madre. Sono lieto di rivedervi. Anch'io, anche se avrei decisamente preferito vederti a Dravograd, al comando di un esercito. Willem, avevo riposto in te la mia fiducia. Ti avevo affidato il regno. Lo so, e ho cercato di scegliere ciò che era meglio per... Figlio mio, i nostri cancelli vacillano. La nostra terra è invasa da Nilfgaard. Siamo in guerra, e un re in guerra non cerca di scegliere. Impugna spada e scudo e accorre in difesa dei propri sudditi. Non mi avete lasciato finire. D'accordo. Continua. Ti ascolto. Temevo di agire d'impulso, madre, e volevo evitarlo. Quando è giunta voce dell'attacco, i lord si sono riuniti al castello. Mi hanno chiesto udienza, ansiosi di offrirmi consiglio. Se mi fossi precipitato sul campo di battaglia, non avrei avuto una chiara visione della situazione e di tutte le possibilità. Un sovrano non conosce mai tutte le possibilità. Ciò nonostante, deve agire comunque. Devo prepararmi. Ci vedremo al Consiglio dei Nobili. E così fu. I nobili si riunirono nella sala del trono. Circondati da pelli di animali e arazzi zerricaniani, i lord attesero la regina in nervoso silenzio. Quando la sua figura varcò la soglia, si inchinarono servilmente. Abbiamo molte faccende da risolvere. Spero siate riposati. In ogni caso, non dubito che finiremo ad alba inoltrata. Innanzitutto dobbiamo chiedere aiuto. Inviare missiva a re Demavend. Scriba, prendi nota. Caro... cosa? Zio? Cugino? Diamine, da capo. Io, Mev, per volere degli dei, sovrana di Rivia e... Vostra Altezza, madre. In verità io e i lord vorremmo proporvi una soluzione alternativa. Davvero? Sentiamo. Vorremmo riconoscere l'autorità di Nilfgaard, giurare fedeltà all'imperatore. Cosa odono le mie orecchie? Le orde nere ci superano in numero e sono equipaggiate meglio di noi. Non abbiamo la benché minima speranza di vittoria in battaglia. Non provare a darmi lezioni sull'esercito di Nilfgaard, figlio mio. Tutto ciò che conosci l'hai appreso dai racconti romanzati. Io invece l'ho affrontato a Dravograd. Affrontato e sconfitto! Ma vostra Altezza, con quali perdite? Quanti sudditi hanno perso la vita per la fugace vittoria di cui vi vantate? Inginocchiatevi dinanzi all'imperatore e risparmierete il vostro... No! Mai! Avete capito, Caldwell? Mai e poi mai! Speravo di persuadervi, ma pare io abbia fallito. A ogni modo, il dado è tratto. Abbiamo firmato l'accordo con Nilfgaard. Ho l'appoggio di tutti i nobili. Mev impallidì visibilmente. Comprese che il figlio, che aveva sempre detestato la politica e snobbato i suoi doveri di principe, l'aveva appena pugnalata alle spalle, insieme all'intera corte. Che cosa? Questo è tradimento! La forca, ecco cosa vi aspetta!
È Willem a governare la Liria ora. Se non intendete riconoscere e approvare l'accordo, temo che sarete voi, mia signora, a fare la conoscenza del boia. Vedete di non esagerare, Caldwell. A mia madre non sarà torto neppure un capello, sono stato chiaro. Chiudete la regina nella torre. È un grave errore, figlio mio. La regina fu rinchiusa in una cella del bastione. Scambiò un'armatura indorata con una semplice veste. Un seguito regale con una colonia di topi. Era il ritratto della miseria. Aggrappata alle sbarre della finestra della sua cella, Mel piangeva di rabbia, impotente. La Liria non era più libera. È un brutto momento. Che peste vi colga, Caldwell. Trammavate tutto questo da tempo, eh? Avete permesso ai randagi di spalla di seminare il caos nel regno affinché rivolgessi le mie attenzioni a loro. Così avete guadagnato tempo per patteggiare la svendita della Liria a Nilfgaard. Beh, avete capito tutto. Ha fatto compiuto, certo, ma comunque notevole. Sembra che la mia strategia non sia poi così male. E Willem, come lo avete convinto? Il ragazzo non è adatto a portare la corona. Non ha abbastanza arguzia né coraggio. Lo sappiamo tutti, tranne lui. Willem ambiva a un ruolo politico, voleva dimostrare di esserne all'altezza. Io l'ho reso possibile e sono stato ampiamente ricompensato. Da ieri sono dignitario regale. Non avrete la mia benedizione né i miei complimenti. Mi dispiace deludervi. Non li voglio. Sono qui per una cosa soltanto. Dirvi addio. Willem non desidera la vostra morte. Non contempla neanche l'idea, come ben sapete. Col tempo, la sua risolutezza inizierà a vacillare e vorrà liberarvi. Quindi, domattina, quando il giovane ripartirà per giurare fedeltà dinanzi al generale Epdai, voi vi impiccherete con le lenzuola del vostro letto. Ah, capisco. Volete vedermi prostrata ai vostri piedi, a implorare pietà? Andate a infilzarvi su una picca, Caldwell. Non c'è bisogno di mandare i vostri sgherri. Non esiterò a togliermi la vita io stessa. Addio, Vostra Altezza. E sfruttate la vostra ultima notte con saggezza. Mev sentì la disperazione che la avvinghiava, ma si morse il labbro per trattenere le lacrime. No, non avrebbe dato a Caldwell tale soddisfazione. Il mattino giunse accompagnato dal suono di passi lungo il corridoio. Mev si alzò dal letto e attese al centro della sua cella. Era pronta a tutto. Beh, quasi a tutto. E il duca dei cani? Date le circostanze, non mi sembra il momento per i titoli. Mettiamoli da parte. Chiamatemi Gascon. Ti manda Caldwell per uccidermi? No e no. A dire il vero, siete libera. Come posso dire? Il vostro caro conte Caldwell ha usato me e i randagi di spalla come esca in una congiura per schiodare le vostre regali chiappe dal trono. Ora, non sono solito portare rancori, figuratevi, ho già dimenticato la vostra minaccia di mandarmi alla forca. Tuttavia, non sopporto che ci si prenda gioco di me. Così, quando i randagi mi hanno liberato, sapevo già cosa fare per vendicarmi sul conte prima di sparire. Liberarvi, tuttavia, a una condizione. Dovrete chiedermelo, mia signora.
con gentilezza. Per il mio regno questo è molto, molto altro. Perfino inginocchiarmi dinanzi ad un brigante. Pertanto ti prego, Gascon, duca dei cani, concedimi la libertà. Oh, incredibile! Non avevo mai visto nessuno prostrarsi con tale dignità. Siete una vera regina. Siete libera. Grazie. Ora, con permesso, fatti da parte. Devo raggiungere la prigione della città. Questa donna è incredibile. Appena libera da una prigione, si lancia subito verso un'altra. Hanno imprigionato Reinhard. Se mi resta un alleato, qualcuno che non mi ha tradito, quello è lui. Devo liberarlo. Aspettate, mia signora! Disarmata? Da sola? Ho forse alternative? In un certo senso. Nella prigione sono rinchiusi anche alcuni randagi. Un obiettivo comune, direi. Vogliamo unire le forze? Mev accettò l'offerta del suo liberatore. Così lei, Gascon e i randagi sgattaiolarono per la città fino alla prigione. La fedeltà di Reinhard verso la regina non aveva vacillato un solo istante. Operoso come sempre, non aveva perso tempo. Ho indagato tra gli altri soldati arrestati. Molti sono pronti a combattere, persino a morire per voi, Vostra Altezza. Sembra che ne avranno l'occasione. Andiamo! Tuttavia, uscito dalla prigione, il gruppo incontrò un imprevisto. Quando i tagliagole di Caldwell mandati a uccidere Mev trovarono la cella vuota, informarono il conte, il quale inviò pattuglie a setacciare le strade. Le forze della regina si imbatterono in una di queste pattuglie. Maledizione! Non riusciremo a seminarli. All'attacco! Grazie, Gascon. A te e ai tuoi uomini. Per il vostro aiuto. Di niente, mia signora. I randagi non rifiutano mai una bella zuffa. Questa non è una zuffa. Un figlio contro la propria madre. Liriani contro Liriani. Temo sia l'inizio di una guerra sanguinosa. Prego? A me sembra che la guerra sia conclusa. Il vostro regno è in mano a Nilfgaard. Non avete un esercito. E allora ne formerò uno nuovo. Poi farò impiccare Caldwell e respingerò Nilfgaard oltre lo Jaruga. Siete pazza! Come troverete gli uomini? Di villaggio in villaggio chiamandoli a raccolta in piedi su una cassa? No. Li troverò nell'Eidirn. Re Demavend mi deve un favore. Inoltre, lungo la strada potrei trovare qualche volontario. Avete già alcuni guerrieri volontari. In che senso? Nella Liria non c'è più posto per noi. I nostri rifugi sono ormai noti. Caldwell metterà una taglia sulle nostre teste e le terre brulicano di Nilfgaardiani. Inoltre, mi stuzzica l'idea di vedere l'orgogliosa regina Mev combattere fianco a fianco con un bandito che voleva impiccare fino a pochi istanti prima. Beh, il nemico del mio nemico è mio amico. Pertanto sarei stupida a rifiutare un aiuto, a prescindere da chi lo offre. Così sia. Una mentalità davvero aperta, mia signora. Vogliamo stringerci la mano? No? Beh, la strada ci attende, anche se prima dobbiamo lasciare la città. Seguitemi. La Liria non era più sua.
Mev doveva fuggire dal regno e in fretta. Privata della sua sfarzosa carrozza, ora la regina vedeva le strade della città da un punto di vista leggermente diverso. È l'unica via di fuga, ne sei proprio sicuro? La regina... È ora una comune fuggiasca. Farebbe meglio attapparsi il naso e a non lamentarsi. Infine Mev raggiunse il cancello, trovandolo sbarrato e ben presidiato. Maledizione! State tranquilla, Vostra Altezza. Niente che non si possa risolvere usando un paio di frecce. Sono i nostri uomini. Erano, Reynard. Erano. I predoni di Gascon erano pronti a scoccare quando, all'improvviso, la regina uscì allo scoperto. Ma cosa... Vostra Maestà, ho l'ordine di arrestarvi. Mettimi i ceppi, dunque. Cercate di capirmi, non ho scelta. Non temere, verrai ricompensato. Da Caldwell, in fiorini Nilfgaardiani. Il capitano abbassò lo sguardo con il volto rosso di vergogna. Andate, Vostra Altezza. Fuggite, ma per tornare. Ricorda, Gascon. Non sono una fuggiasca. Sono una regina privata della sua corona. Dovessi raggiungere i confini degli inferi prima di tornare, la riavrò.